Buongiorno mister, quali indicazioni sono emerse dall'allenamento della vigilia? Come si presenta la squadra alla partita con lo Spezia? Recupera qualche elemento? No, perdiamo qualche elemento perché non ci sarà Fares, perché ha un fastidio muscolare, quindi non ci sarà, e non recuperiamo nessuno, quindi siamo quelli di Torino senza Fares. Corsi e ricorsi, la scorsa stagione la gara in casa dello Spezia, la prima dopo il suo insediamento, diede la spinta per una rincorsa fantastica. Vede possibili analogie tra passato e presente? No, nessuna analogia, è tutto cambiato, almeno per quanto riguarda il Genoa, quindi andiamo e vediamo di fare una bella partita. Dopo quasi il primo quarto di campionato, la classifica è corta, il Genoa si è calato però nella mentalità di squadra che deve lottare per la salvezza su ogni pallone. Bisogna, sì, bisogna perché il Genoa in questo momento è lì e è necessario che il Genoa sappia che deve lottare, giocare, deve aggredire e ha il dovere di avere un atteggiamento da squadra che lotta su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto. Che tipo di risposte si attende dopo la sconfitta di Torino? Tatticamente, quali difficoltà si aspetta contro un avversario che punta sul possesso palla e con propensione offensiva? Ma ho detto, bisogna che noi si abbia un atteggiamento diverso, che si sia squadra, squadra aggressiva, che cerca col gioco, cerca anche con la pressione di mettere in difficoltà gli avversari. Se non hai l'atteggiamento, se non sei aggressivo, dopo diventa tutto più difficile, quindi diventa più difficile giocare, diventa più difficile portare via la palla agli avversari, quindi è fondamentale avere un atteggiamento e un'aggressività giusta. Il tallone d'Achille restano anche i gol incassati. Finora avete subito reti in ogni partita. Com'è possibile arginare questa lacuna? Come si allena l'attenzione individuale a beneficio del collettivo? Ma non è mai, diciamo così, un errore di un singolo che poi è per me la squadra. La squadra, ripeto, che maschera anche, aiuta anche, corregge l'errore individuale. Se noi come squadra non abbiamo quell'attenzione, diciamo così, quella solidità, quella chiarezza che è giusto avere da squadra, poi dopo il singolo va in difficoltà e ci può stare anche che faccia l'errore. Se invece sei squadra e ci sei, dai la possibilità al compagno, comunque rimedi all'errore del compagno, quindi da squadra poi copri anche eventuali errori singoli. Grazie, mister. Grazie a voi.